Un cordiale saluto, benvenuti a questo primo appuntamento con il nuovo format di Avvenire di Calabria e Successo in Calabria, un format che ci porterà alla scoperta di quelle che sono le realtà imprenditoriali, le eccellenze del nostro territorio calabrese. La nostra prima tappa è a Delia Nuova, in provincia di Reggio Calabria, nel cuore della piana di Gioia Tauro, a pochi passi dall'Aspromonte, per raccontarvi la storia di una realtà che ha fatto la storia del territorio, che ha fatto la storia della Calabria e che abbina la tradizione all'innovazione. Questo è un torroncino della tradizione anche di questa azienda. Andremo a scoprire come è fatto, lo faremo con Rocco Scutellà, che è il titolare dell'omonima azienda che prende il nome da suo nonno. Sì, siamo degli artigiani e vogliamo rimanere tali, però oggi la tecnologia ci mette a disposizione delle attrezzature che ti fanno fare dei prodotti artigianali, ma in maniera più precisa e soprattutto in maniera più sicura. Questo è il nostro obiettivo. E allora, signor Rocco, andiamo a scoprire questa bellissima realtà, un fiore all'occhiello del nostro territorio, un fiore all'occhiello della Calabria. Prego, vi porto nei nostri laboratori. Vi presento il nostro laboratorio, che è il cuore pulsante della nostra azienda. Qui abbiamo le planetarie, questa che teniamo per affetto qui in laboratorio perché l'ha comprata mio nonno di seconda mano nel 46. Poi qui abbiamo le nostre tuffanti, questa 40 kg che è del 1980, che ha comprato mio padre, e questa è una impastatrice a braccia tuffanti, un modello che abbiamo messo quest'anno con il carrello estraibile, che è una 130 kg. La nostra azienda nasce nel 1927 con una licenza di caffè e bottiglieria che era di Scutellà Antonino. È stato mio nonno nel 1930 a inserire la pasticceria in un forno a pietra, ha cominciato a infornare biscotti e savoiardi, e quindi abbiamo cominciato da lì la storia della pasticceria. Mio nonno era un autodidatta ed era un vulcano di idee, di passione e di amore per il lavoro. E incontrò mia nonna nel 1939 e si sposarono, e quindi da lì cominciò anche un impulso quasi imprenditoriale, perché mia nonna, nonostante fosse con la terza elementare, ha dato anche un impulso, diciamo, imprenditoriale all'azienda, perché aveva delle vedute molto molto all'avanguardia. Poi l'impulso, diciamo, economico importante è stato dato da mio padre dopo il suo viaggio in Canada di 5 anni negli anni 60. Lui tornò e prese in mano le redini dell'azienda, avendo anche una visione internazionale della pasticceria, ecco, e quindi da lì cominciò anche un percorso di innovazione della pasticceria. Qua abbiamo, diciamo, il nostro lievito madre, che è il nostro, come dire, tesoro dell'azienda, che curiamo come un bambino tutti i giorni. È un ceppo di lievito che viene da un lievito che ha più di 100 anni di storia. Ovviamente c'è una grande tradizione, perché dopo 92 anni di storia abbiamo una storicità, e questa è riportata sia nei nostri dolci sia nella nostra visione della pasticceria. Mio padre, diciamo che io mi chiamavo come mio nonno Rocco, quindi dovevo assolutamente proseguire l'eredità della famiglia. Ha avuto una grande intuizione. Finito gli studi mi mandò a fare la gavetta a Messina, in un piccolo laboratorio artigianale. E da lì è nata la mia passione per la pasticceria. Ho cominciato a frequentare le scuole più famose d'Italia, ad essere in contatto con i maestri più prestigiosi d'Italia, e quindi
Quello che dico sempre, in questo mestiere ci sono due ingredienti che sono fondamentali, che sono l'amore e la passione. Il segreto sta tutto qui, nel cuocere sapientemente il miele con lo zucchero e aggiungere le mandorle che sono perfettamente tostate. Il croccante di pura mandorla viene spianato nei telai, bisogna fare in fretta perché poi successivamente viene fatto il taglio del croccante, quindi deve essere fatto alla giusta temperatura per avere un taglio netto e preciso. Uno dei segreti della nostra azienda ovviamente è la selezione delle materie prime. Devono essere di ottima qualità, devono essere effettivamente eccellenti. Ovviamente fare impresa oggi in Calabria è diverso che 90 anni fa. Oggi effettivamente la tecnologia ci viene incontro e ci fa fare dei dolci più sani e molto sicuri dal punto di vista igienico-sanitario, e oltretutto oggi fare concorrenza alle macchine con le mani non è da imprenditori. Anche se noi il nostro torrone, il nostro croccante di pura mandorla viene fatto in maniera artigianale, perché il nostro obiettivo è dare sempre il massimo al nostro cliente. Moltissimi clienti che vengono da tutte le parti, sia della provincia che della regione, ma anche quelli che vengono a dire nuova dall'estero per ritrovare i familiari, mi domandano, ma anche i miei colleghi del nord, mi domandano sempre come mai ho deciso di fare un locale e fare imprese in Calabria. Guardando questo locale, ovviamente fatto in un piccolo paesino di 3.000 abitanti nel cuore dell'Aspromonte, è un discorso strano. La nostra è stata sicuramente una scelta di cuore, perché investire così tanto in un piccolo paese non è da imprenditori. Però noi abbiamo trasmesso quello che volevamo trasmettere: la storicità, la tradizione, la tipicità, la territorialità. Quindi per noi è importante far rispecchiare il nostro territorio sia a livello di ingredientistica nei nostri dolci, ma anche a livello, diciamo, di dare un impulso economico al territorio stesso, nel senso che ovviamente fare impresa non è molto semplice, però non è impossibile. Quando siamo animati da una forte passione, da un forte amore per il nostro lavoro, abbiamo la possibilità anche nel nostro territorio di far emergere quelle caratteristiche, quelle tradizioni di cui ne siamo molto molto ricchi. Quindi il nostro obiettivo è proprio quello di trasferire nella pasticceria gli ingredienti tipici del territorio e di fare dei nostri prodotti un veicolo di promozione territoriale calabrese in tutta la nazione.